L'altra cosa che volevo discutere con voi sul mondo dei social è sugli hashtag, perché sugli hashtag ho delle novità importanti e magari anche questo video lo taglio, non lo so se vi taglierò questa parte e poi la diamo. Allora, cosa sta succedendo sugli hashtag? Gli hashtag stanno venendo mostrati sempre in più parti. Discover di Google ha fatto dei test, ha fatto dei test anche Twitter, dei test secondo me utili. Vediamo se riesco a beccarvi al volo una... no, perché non sono loggato in questo momento, però vabbè, in tendenza con vi è utile per quando dovete fare delle analisi, cioè quando c'è un hashtag per esempio vi dice, non lo so, Covid-19 in tendenza con altri due hashtag, quindi vi dà la concatenazione e vi interessa, perché se state scrivendo di un argomento Twitter vi dà più informazioni. Ma chi mi ha sorpreso più di tutti è stato Facebook, perché Facebook ha fatto una cosa che voglio mostrarvi, che l'abbiamo messa anche questa su Connect, se non usate connect.gt vi tolgo dalla live è questa: ha iniziato a spingere gli hashtag come con le notifiche. Se voi usate gli hashtag, a me dice Google su cui hai pubblicato qualcosa di recente, ha nuovi post, e quando iniziate a scrivere di un hashtag vi dice quanti lo stanno usando. Questo è un indice molto interessante per chi usa gli hashtag su Facebook, perché se usa effettivamente una notifica per pingare tutti, potrebbero essere usati tanto. Quindi prima dicevamo gli hashtag su Facebook non servono a niente, oggi incominciamo a dire, beh, guardiamo quelli che vengono usati di più in base al numero magari di post che si trovano su Facebook, perché Facebook potrebbe mandare una notifica alle persone giuste, quindi potremmo essere visti. Altro lato della medaglia, Facebook ha un po' rotto le scatole mandando notifiche non gradite e non richieste, e quindi non attivate, ma che si possono solo disattivare dopo.